è già acceso. Buonasera, benvenuti. Siamo qui per il secondo appuntamento di Retroscena, questi incontri di approfondimento sugli spettacoli, e questa sera trattiamo della signorina Felicita, ovvero la felicità. Trattiamo di Gozzano. Siamo in questa atmosfera del centenario gozzaniano. Ieri sera lo spettacolo ha debuttato con il teatro strapieno, uno squillante successo. Siamo felici che sia venuto anche il sindaco di Allier, e quindi ci troviamo un po' anche a rappresentare come istituzione Teatro Stabile e l'università che organizzano questi incontri una degna celebrazione al grande poeta Guido Gozzano. E è qui con noi la professoressa Franca Bruera, docente di letteratura francese all'università, alla quale io cedo la parola per condurre questo incontro e per presentarci la protagonista. Il protagonista è musicista e il regista di questo spettacolo. La parola a te. Molte grazie, grazie a Pietro Crivellaro e grazie al Teatro Stabile, consentitemi di ringraziare il Teatro Stabile per aver di nuovo organizzato questa bella iniziativa di Retroscena, che ci lega tutti assieme, teatro, studiosi di teatro, pubblico del teatro, e che è un modo per, come dire, recuperare gli aspetti propri del teatro, inteso come spazio di aggregazione, come luogo, come momento di condivisione e di stimolo per chi lo studia, per chi lo pratica e per chi ha piacere di fruirne come spettatore. Dunque, il mio ruolo, come ha detto Pietro, è quello di fare da moderatrice. Ho molte curiosità rispetto allo spettacolo che ho visto ieri sera. Appena sono tornata a casa mi sono segnata tutta una serie di appunti che poi ho messo giù e dai quali andrò poi a prendere delle idee per animare evidentemente il dibattito. E do l'avvio alla discussione. Premetto che io non sono una specialista gozzaniana, ci tengo a dire questa cosa, ma che mi sono, diciamo, lungamente occupata della poesia degli anni in cui Guido Gozzano ha pubblicato le proprie raccolte, sostanzialmente le due grandi raccolte che sono I Colloqui, da cui è tratta la signora Felicita, che risalgono al 1911, e La via del rifugio, che risale al 1907. Ora, è interessante pensare a Gozzano in relazione alla sua epoca. Quali erano in Italia all'epoca i poeti che venivano letti, i poeti che venivano, i poeti più importanti, insomma? Certamente non erano poeti stranieri coevi. Vi ricordo molto molto brevemente come, per esempio, tutta una generazione di poeti italiani nati attorno agli anni 80-90 dell'Ottocento, ecco, come questa generazione abbia raggiunto Parigi proprio all'inizio del XX secolo, così per cercare di esprimere la propria sensibilità poetica nei confronti del nuovo. Pensate a Filippo Tommaso Marinetti, che va a Parigi alla fine dell'Ottocento e che si forma alla scuola simbolista. Pensiamo a Brunelleschi, pensiamo a Soffici. E perché cito Soffici? Mi fa piacere citarlo, anche se è distante mille miglia dalla poetica gozzaniana, perché Soffici proprio nel 1911, che è la data di pubblicazione dei Colloqui di Guido Gozzano, pubblica in Italia, sui Quaderni della Voce, una monografia sul grande poeta simbolista Rimbaud, Arthur Rimbaud.
E questo è un avvenimento decisamente importante, perché in Italia non sapevano chi fosse, non lo conoscevano. E questo è un dato importante che ci fa capire, che può cominciare a farci capire che cosa succede in quegli anni. Ma in Italia, dicevo, dopo questa parentesi in Francia, quali sono appunto i poeti che vengono letti? Quali sono i poeti più importanti in questo momento, in questo primissimo Novecento? Beh, non c'è dubbio che sono Pascoli, D'Annunzio e Carducci anche. Vi leggo per esempio quella sorta di clin d'œil di occhiolino che Gozzano strizza a Carducci all'inizio della Signorina Felicita, no? Quando, rivolgendosi Signorina Felicita, nel mio cuore amico scende il ricordo e ti rivedo ancora, e Ivrea rivedo, e la cerulea adora in quel dolce paese che non dico, che evidentemente ci riporta immediatamente tra i versi carducciani, Ivrea la bella che si rispecchia nella cerulea adora, soltanto per darvi un piccolo cenno a quello che a quella che è una sensibilità poetica dell'epoca che ritorna attraverso la poesia di Gozzano. Ecco, Pascoli, dicevo, Carducci, D'Annunzio, autori che sono ancora molto, molto influenzati dalle poetiche ottocentesche. Se prendiamo D'Annunzio, perché è quello che sostanzialmente mi interessa di più in questo momento, mentre cerco di introdurre il dibattito, introdurre Gozzano in qualche modo, ecco, D'Annunzio che cos'è? D'Annunzio è un modello di grande sontuosità lirica, di grande spessore, di grandiosità poetica, è il modello di un lirismo dell'io poetico sempre molto compiaciuto e che si incontra più che scontrarsi con l'ego autoriale che ne è alla base. È un modello che sovverte la moralità, l'idea di moralità, una certa idea di moralità, lavorando e ragionando in qualche modo sulla ricerca del piacere. Ecco, Gozzano non è questo. E credo che il vostro lavoro, il lavoro che avete portato avanti, veramente ci dia l'idea di questo che vi sto dicendo. Gozzano è tutt'altro. Allora, che cos'è Gozzano? Non spetta a me a dirlo, evidentemente, ma lo direte forse voi, non vi faccio domande, ma insomma, Gozzano è sostanzialmente anti-dannunziano, se vogliamo, anti-dannunziano, cerca di distinguersi dai miti decadenti, dai miti romantici. È un poeta crepuscolare, sappiamo che il Borghese ha dato la definizione di crepuscolarismo, insomma è un poeta crepuscolare che restringe le proprie prospettive a questa poetica delle piccole cose quotidiane. E il poeta, lo dicevamo prima con Pietro, aperto al, poeta dell'aperto rifiuto a riconoscersi poeta. E in questo modo, torno a dire, è di nuovo un modello anti-dannunziano, quindi contro l'idea del grande poeta, e nello stesso tempo è anche un punto di riferimento di una nuova sensibilità che si sta sviluppando all'inizio del Novecento, di una sensibilità che è quella del Novecento. Il Novecento è il secolo del dubbio, il Novecento è l'era del sospetto, no? Come l'ha definita Beauregard, insomma, è nello stesso tempo un modello di retaggio culturale ottocentesco filtrato dalla prospettiva crepuscolare, e dall'altro è anche un modello di riferimento di un
nuovo modo di intendere la poesia che rifiuta il modello poetico ottocentesco attraverso questa forma di protesta che nulla a che fare con la protesta rimbaldiana, con la protesta come dire simbolista francese o avanguardista francese. Questo è così il quadro che così mi fa piacere proporvi per cominciare ad avviare un dibattito, no? Il quadro diciamo storico, culturale e poetico anche, attorno al quale ruota l'opera gozzaniana. Ecco, ieri sera, non so se alcuni di voi erano presenti o se ancora dovete insomma vedere lo spettacolo, io appunto ho assistito a questa rilettura, a questa riscrittura molto molto interessante della Signorina Felicita con molto 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 interesse. E quindi, insomma, così, innanzitutto mi farebbe piacere sapere come è nata l'idea di riscrivere la Signorina Felicita indipendentemente dall'occasione del centenario. E poi, successivamente, così, di riuscire a capire come, o comunque attraverso quali soluzioni del testo, quindi della sua riscrittura, o attraverso quali soluzioni sceniche siete riuscite a dare questa immagine così forte di un gozzano, appunto crepuscolare, attento alla dimensione delle piccole cose, nonostante i grandi tavoli di cui andremo a parlare dopo, la simbologia di questi oggetti della vita quotidiana di Felicita, portati all'estremo, e quindi appunto capire come avete voluto voi rileggere questa figura a 100 anni dalla sua scomparsa, perché la Signorina Felicita e come questa sensibilità crepuscolare, nello stesso tempo anche molto moderna. Mi ricordo molto bello, molto interessante il fatto che tu, Felicita, in continuazione dicessi io non so, dicessi Guido, non sei il poeta, non sei tu il poeta, non sei la poesia, no? Quindi come sottolinearsi anche questo aspetto innovativo della poetica gozzaniana relativo alla, insomma, rilettura, rivisitazione della figura del poeta. Io a chi do la parola? Al regista? E quindi come vi è venuta l'idea di lavorare attorno a Signora Felicita e come avete reso insomma Massimo crepuscolarismo? Sì, sono regista dello spettacolo e in verità il percorso non è iniziato proprio da me ma da Lorena, che aveva frequentato Gozzano diciamo per alcuni anni, perché era una delle sue letture preferite quando andava al circolo dei lettori a fare letture, e quindi una frequentazione quotidiana, e quindi da lì è nata la sua passione. E poi circa un anno fa ci hanno chiamato per dirci c'è un centenario della morte del poeta, e per cui noi abbiamo cominciato a dare vita a un progetto dove proprio. Quindi Lorena ha approfondito la lettura, insomma ha cominciato ad allargare gli studi, ecco, non in maniera accademica ma in maniera molto personale, leggendo, poi noi siamo marito e moglie, quindi leggendomi i versi viene da dormire, senza che mi addormentavo, quindi poi non sono molto preparato, però quindi l'approccio è stato un approccio, diciamo, passionale, personale, e di frequentazione quotidiana, che però corrisponde a un sentire dei tempi, ecco, nessuno ci avrebbe chiamato per lavorare ad Annunzio sicuramente. Quindi vi racconto qualcosa del percorso che abbiamo fatto noi, che è quello che io conosco, perché non sono uno studioso. Diciamo che Gozzano ci offre la possibilità di compiere un passo ulteriore nel riportare un po'
la tradizione e la, il valore che il dialetto può avere a teatro, per esempio, perché c'è una piemontesità in Gozzano che era un argomento che a me interessava molto, anche perché Lorena è piemontese e... Posso dire una cosa su questo? Posso dire una cosa su questa cosa della piemontesità? C'è un aspetto appunto della piemontesità in Gozzano che però riporta a qualche cosa di più universale, quindi non è un dialetto che chiude dentro a una regione, ma sono delle forme linguistiche, non so parlare adesso con la professoressa qua, come si dice quando uno costruisce una frase, un modo di costruire la frase che riprende il dialetto e quindi diventa più diretto. Cioè Gozzano è un autore che secondo me a teatro sta bene, perché è diretto, perché parla di cose che sono apparentemente molto semplici, molto quotidiane, ma in realtà attraverso il quotidiano lui va in profondità. E in questo è molto simile al teatro, perché il teatro è una cosa molto concreta, quindi il teatro che è tutto nel cervello di solito annoia tantissimo la gente, e quindi tu a teatro devi essere pratico, però poi vai in profondità. La stessa cosa che fa Guido Gozzano con la sua poesia, cioè è apparentemente molto semplice, molto diretto, però poi dentro ci sono delle cose che ti ricordano tutti quei sentimenti, quelle emotività, quelle situazioni molto profonde, difficili da spiegare con altre parole. E quindi secondo me era un autore molto adatto per essere portato in scena. Poi adesso che ho il microfono vado avanti io. Come è nato questo percorso della drammaturgia? Posso andare avanti io? No, no, tanto siamo sposati, cioè... Devo parlare un po' in piemontese, fare un po' di animazione. No, allora, dopo parlo in piemontese, però quello che volevo dire della drammaturgia, perché la signorina Felicita? Perché per come l'ho vista io, la signorina Felicita è un po' il poemetto che sintetizza meglio l'opera di Gozzano, che come hanno detto grandi studiosi come Sanguinetti, è il primo grande moderno. E infatti Gozzano parla, quando sono venuti alle prime anteprime i ragazzi dell'università, erano contentissimi, quindi vuol dire che è un autore che parla tantissimo alle generazioni nuove. Cioè molti pensano, ah, Gozzano deve essere una cosa che piace molto a chi lo studiava a scuola, chi gli ricorda, che studiava il presepe, che studiava tutte queste poesie in rima. In realtà Gozzano parla tantissimo alle nostre, cioè alle generazioni giovani, di ragazzi di 20-25 anni, ed è molto moderno, ed è diretto, e quindi la signorina Felicita era un poemetto così bello, così appassionante, così denso di questo, questa poetica gozzaniana, che siamo partiti da lì. E poi c'era la protagonista, che è fantastica, Felicita. La signorina Felicita è fantastica, perché non può esistere una signorina così semplice, se l'è inventata lui aveva bisogno di questa signorina, di questo cliché di semplicità, e se l'è inventato, e dentro questo personaggio c'è tutto quello che lui avrebbe voluto essere e non riusciva più ad essere, perché era incapace di vivere. E quindi secondo me questa incapacità di vivere oggigiorno è uno dei temi fondamentali, perché tutti pensiamo e non riusciamo più a vivere la vita, non siamo più il buon mercante inteso alla moneta, dal bisogno, abbiamo tanto tempo per pensare, quindi abbiamo un'incapacità di vivere veramente. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo... Sì, parlando della modernità, uno dei temi che a Lorena sta a cuore è il fatto che Guido avesse questo bisogno di gloria, no? Questo bisogno di protagonismo. Allora questo è un tema contemporaneo, perché oggi lo vediamo anche con i social network, insomma con la rete, internet. Cioè, poi io non sono un esperto, quindi forse non uso i termini quelli proprio appropriati, però oggi questo è una cosa all'ordine del giorno, perché tutti cercano attraverso
l'accessibilità con questi mezzi di comunicazione alla portata di tutti, di avere dei momenti di protagonismo, di notorietà. E quindi, e questo secondo me è uno dei motivi per cui i temi che Lorena ha scelto, cioè gli estratti delle poesie che Lorena ha scelto e ha cucito per costruire la drammaturgia del nostro spettacolo, vanno a toccare le corde delle nuove generazioni, giusto? Sì. Concordo, questa è una cosa. E, vabbè, insomma. Un'altra cosa, magari parliamo anche del cortè musicale, infatti. Però, aspetta, perché avevo un altro film. Ecco questo. Il vostro allestimento, proprio sulla lunga di quello che state dicendo, mi sembra anche lavorare anche sulla vena ironica, non su quell'ironia malinconica di Gozzano, no? Su questa sua capacità di avere una visione disincantata delle cose. C'è una poesia di Gozzano, Nemesi forse si intitola, dove Gozzano parla di se stesso, al posto di quello che dicevi, no? E adesso non mi ricordo i versi, però ricordo due versi dove dice: io sono un coso con due gambe, sono Guido Gozzano, no? Un coso con due gambe, esattamente, e sono Guido Gozzano, cioè versi che confermano, insomma, si riduce a un coso con due gambe, un coso che non ha nome. Guido Gozzano, ecco, è scritto tutto attaccato, mi viene in mente adesso tutto, è scritto tutto attaccato come fosse un nome comune, quindi il poeta non è un essere superiore, il poeta è un nome comune, e in questo modo esprime anche la propria ironia, no? Questa ironia ironica che viene fuori, che emerge tanto da tutta una serie di aspetti nella vostra rivisitazione. Sì. Però proprio come Gozzano era molto ambiguo, perché lui era molto ironico, ma poi si prendeva molto sul serio. La stessa cosa succede in questo spettacolo. Sembra molto ironico, però in realtà si prende molto sul serio questo spettacolo. Cioè è superficiale l'ironia, anche in Gozzano, perché lui si prendeva in giro, diceva: io non sono che un coso con due gambe, che mi guardo, i piedi, mi sono lì a guardarmi l'ombelico, adesso non mi ricordo che cosa diceva. Però in realtà lui... se fosse stato davvero così distaccato da se stesso, non avrebbe avuto questa fama di gloria che ha sempre avuto fino poi a pochi anni prima della morte. Quindi in realtà secondo me era un'ironia che cercava un po' di scongiurare questo, no? Come si può dire, Massimo? Dai, Michele, come si può dire? Cercava un po' di... Un understatement. Ma cosa vuoi che sia? Bravo, giusto. Cercava di mettersi un po', ma sì, che è un atteggiamento che è anche un po' lo spettacolo, che però in realtà si prende molto sul serio. Cioè, è anche molto piemontese. Ed è anche un atteggiamento molto piemontese. Senti, ecco. E tornando su questo aspetto, poi torniamo e andiamo dal pianista, tornando sempre su questo aspetto, appunto ci sono degli elementi, secondo me, anche un po' di estremizzazione, di caricaturizzazione molto forte che voi avete messo in evidenza, a partire da questo bellissimo allestimento di cui magari ci dite qualcosa, no? Di uno scenario che rappresenta, cioè una sorta di testimonianza microcosmica di qualche cosa, di un modello di organizzazione del mondo piccolo borghese. È carino questo. Io sono entrata in sala, ho guardato che cosa c'era davanti a me, poi ho visto te con questo bellissimo vestito verde. La prima cosa a cui ho pensato è stata Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Quando diventavo tutto un tratto, poi hai cominciato tu con il carillon, mi hai portato in una dimensione, tra l'altro anche molto bella, di tutta una rete, di legami, insomma, del teatro dell'epoca, e insomma, tutto ciò appunto all'interno di una cornice, di una dimensione di estremizzazione, perché anche il tuo ruolo è veramente caricaturato, è estremizzato.
Parlaci un po' di questa bellissima idea della Cadrega. Intanto ormai ogni giorno sento parlare di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma la verità è che noi quando abbiamo lavorato allo spettacolo non ci abbiamo mai pensato, anche perché non è uno dei nostri riferimenti. Però è evidente che... L'impatto quando entri in sala è che ci sia, poi chiaramente ti rendi conto che non c'è un nesso, però l'impatto è quello che... Sì, diciamo che siamo arrivati probabilmente... quel luogo lì di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma attraverso un altro percorso, diciamo, nostro, però poi il risultato effettivamente è una deformazione, certo, della realtà vista attraverso gli occhi di Felicità, che vive nella sua casa centenaria in attesa del ritorno di Guido, che non tornerà più, e quindi vive in compagnia dei suoi fantasmi che hanno una... che sono incarnati da questi oggetti del mobilio quotidiani, che sono le piccole cose delle poesie di Gozzano, che però qua sono ingigantiti, cioè che sovrastano la sua persona, quindi Felicità è un po' imprigionata in questo mondo dove lei è schiacciata dalle cose delle poesie di Gozzano. E quindi questo è stato l'incipit che ci ha portato alla concezione di questa. Invece le cornici ci servivano perché una delle immagini che ha condotto Lorena nel suo percorso drammaturgico è quello del daguerrotipo, e quindi di un'immagine di una volta in posa normalmente in una cornice, e che evoca il tema del ricordo, che è quello che poi è il meccanismo che usiamo in tutto lo spettacolo, perché Felicità è ormai anziana ma rievoca i suoi ricordi, diciamo, Guido è solo un suo ricordo. E invece per quanto riguarda diciamo il registro e l'ironia, e quindi i registri più grotteschi, diciamo che la scelta di Andrea è stata naturale per noi, perché abbiamo lavorato tanti anni insieme e lui è un inguaribile ironico, non è impossibile riuscire a riportarlo. Però devo dire che nel lavoro con Gozzano siamo riusciti poi a commuoverlo al punto che nella parte finale dello spettacolo abbandona anche il suo registro ironico, che poi invece abbiamo sfruttato ampiamente durante lo spettacolo, perché è proprio l'ironia, quindi il distacco dalla realtà, che ci restituisce lo sguardo che Guido ha sulla sua stessa biografia, perché Guido Gozzano parla sempre, nelle sue poesie parla di se stesso, si autoanalizza, è quasi un'autoanalisi, e quindi questo registro è molto utile per sostenere questo aspetto, diciamo, della poetica gozzaniana. E poi devo dire, c'è un percorso musicale che Andrea ha fatto e che magari fai raccontare da lui, certo, perché come sono nate le musiche. Esatto, il testo ha un andamento musicale fortissimo, no? È condotto dalla voce, dal tuo monologo, ma da questo andamento musicale che è molto forte, molto molto conciso, molto sempre strettamente connesso, tra l'altro. Ci puoi parlare di questo? Sì, no, in effetti è nato tutto diciamo dopo una prima scrematura fatta da Lorena già in diversi mesi di lavoro, e poi devo dire che abbiamo iniziato subito, abbiamo lavorato, come dire, direttamente, cioè ci siamo messi lì e abbiamo detto: adesso dai, io leggo questa cosa qua, adesso fai una musica. Ed è partito forse dal primo momento, già il primo tema, che poi è quello che è un po' più ricorrente, un po' più così aereo, un po' più etereo. E da lì all'inizio c'era un glockenspiel, che è questo metallofono, forse tutti conoscono, conoscete cosa. L'idea di Lorena era quella iniziale di avere un carino, quindi di ricreare anche un po' questo movimento, la ripetitività, l'essere leggermente anche, come dire, un po' bloccato, un po'. E che forse, certo, anche lì c'è un po' di piemontesità. Anche in questo, no? Nell'essere un po' magari un po' rigidi, cioè. E volevamo anche lì dare questo senso, e quindi abbiamo utilizzato un carillon direttamente attaccato sul pianoforte. Il suono che sentite viene direttamente
del carillon, sì, piccolo, microscopico carillon. E da lì sfrutta l'amplificazione del pianoforte. La cassa del pianoforte, perché è piccolissimo. Sì, sì, molto piccolo, sono di quelli, insomma, è un giochino. Oh, che bello, eh? Sì, sì, siamo proprio partiti un po' da questo, che è un carillon personale. Intorno a quello, intorno anche un po' a questa melodia di Mozart, un po' anche intorno all'emozione che dava di volta in volta il testo, al registro che lei aveva pensato, siamo andati così ad aggiungere sull'onda più che altro dell'emotività, nel senso abbiamo lavorato proprio direttamente, senza quasi stare troppo a pensare, no? Abbiamo tirato fuori di getto e in effetti i primi 40 minuti di spettacolo sono venuti fuori piuttosto velocemente, nel senso che c'è stata un'illuminazione, abbiamo avuto sicuramente delle idee che poi sono rimaste fisse. Ci sono tre temi che girano, il tema di Felicità. Come hai organizzato appunto il discorso musicale rispetto al discorso fatto avanti da Felicità? Sì, ma in realtà appunto temi, perché ci sono degli elementi di ripetitività, sì, molto forti, sì, evidentemente, sì, 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 nel monologo di Felicità, che si rispecchiano poi anche nella musica. Sì, sì, sì. C'è da dire che io lavoro molto anche sulla composizione di musica da film, per immagini, per video. E secondo me abbiamo anche un po' lavorato su un aspetto, non so se si può dire di teatro, certo. Un po' cinematografico. Sì, 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 certo, cinematografico. Magari qualcuno si offre film, teatro. Certo. Sì, però sì, dando questa, appunto, è una cosa immaginifica, no? Quindi che crea immagini. Un altro richiamo, scusami, importante, che mentre ero lì dal punto dei primi richiami, è stato a vincere. Secondo me, il film muto, in realtà non era muto, però mi ha riportato, ma proprio in quella atmosfera, sì, in quel, a quel tipo di sensibilità, in quel periodo. Sì, sì, sì. Sì, poi io sono un appassionato di musica d'epoca, diciamo che si è lavorato anche molto sul cliché, sì. No, perché appunto il film muto, cinema, il salottino, e ci sono tanti cliché che ritornano, e questo cliché è amplificato, c'è proprio tanto tanto cliché. Sì. Anche perché anche io ero presente ai primi, al salottino del circolo dei lettori. Sì, anche c'era il circolo quando leggevamo, quindi anche lì era già dentro al cliché. Dei ricordi di tanti anni fa in cui già... Va bene, una cosa sulle immagini che... perché uno dei motivi appunto all'inizio, quando abbiamo pensato ma si può fare con Zano sul palco, la risposta era subito sì, perché ha delle immagini molto forti, quindi sì, è un film, praticamente si può fare al cinema anche domani, nel senso che è un coacervo di immagini continue, appunto quotidiane, quindi il cinema per registrare la realtà è molto... adatto, diciamo. Però una cosa che ci piaceva era anche l'idea di fare in modo che un autore che per noi era importante, di riavvicinarlo un po' anche a un pubblico che non è avvezzo alla lettura della poesia, perché oggi la poesia si allontana sempre di più da noi, perché è un tipo di fruizione che mette in difficoltà i ritmi e i tempi del quotidiano. E quindi il teatro offre questa possibilità, perché fa agire attraverso gli attori, attraverso la voce, attraverso il ritmo, perché la poesia principalmente è ritmo, musicalità, fa agire i versi, e quindi le persone arrivano e dicono ah, ma Gozzano, pensavo che fosse una cosa noiosa, cioè me l'hanno già detto almeno 20 persone dopo solo una replica, quindi e io francamente non pensavo fosse una cosa noiosa Gozzano, però capisco perché il fatto che si parli di cose quotidiane rimanda subito, no, a
appunto all'Antidannunzio, quindi a qualcosa che non ci fa immaginare le muse della poesia, ma invece io credo che Gozzano quello che fa, usa tutti gli strumenti, tutto l'arsenale d'Annunziano, lo mette a frutto, però lo mette a frutto spostando i temi su qualcosa che ci è molto più vicino, e questo lo rende potenzialmente più popolare, più accessibile, più... teatrale, potrei dire, perché alla fine è difficile portare a teatro una riflessione concettuale. Il teatro ha bisogno di agire, no? Come diceva lei, di diventare una cosa pratica. Diceva Andrea che quello che li ha guidati è un approccio molto emotivo alla poesia, che secondo noi è un approccio pertinente, perché è proprio dall'emozione che suscitava per loro la lettura di Gozzano che vengono fuori le scelte, le musiche, magari del ritmo di valzer e degli estratti del testo. Quindi ha un primo lavoro di scelta delle cose che potevano comporre questa sorta di vicenda di felicità, è seguito un lavoro più emotivo, più libero, che è quello che piace di più agli artisti. Poi qua abbiamo un caso di due artisti particolarmente affezionati alla libertà espressiva, esatto, c'è già dei casi limite in questo senso, che poi ho cercato poi di mettere un po' così, se tu parli con i poeti ti dicono questa cosa. Mi viene in mente una delle mie esperienze traduttive, quando un po' di anni fa, insomma, mi sono messa in un'impresa monumentale che era quella di tradurre un poeta libanese di espressione francese, quindi con un immaginario denso di Oriente, che si coniugava con caratteristiche della poesia dell'Occidente, insomma un'impresa difficilissima, ho lavorato tantissimo, eccetera. Questo poeta è vivente e la sua poesia era difficilissima, quindi molto difficile da tradurre. Io andavo da lui a Parigi e gli dicevo: mi aiuti, perché ho bisogno che lei mi parli di questi versi, di questa poesia, altrimenti faccio fatica a capire se sto andando nella buona nella direzione giusta. E lui mi diceva: ma Franca, ma se lei sente dal punto di vista emotivo di tradurre in un certo modo, lo faccia, non mi chieda il permesso. E quindi è proprio mi ha coinvolto in questo processo, che poi non capivo più se era un processo di riscrittura, se era un processo di traduzione. No, era sicuramente un processo traduttivo, e quindi al di là di tutto l'aspetto emotivo è chiaramente strettamente legato alla dimensione poetica, insomma. Mi viene in mente un'altra cosa, posso dirla? Vorrei tornare sul piemontese, che mi sembra, insomma, una cifra stilistica, no? Ecco, una cifra importante, stilistica importante di questo vostro progetto, bel progetto gozzaniano. Ecco, l'uso del dialetto nella sua funzione comico-espressiva, anche, che appunto si aggiunge ad aggiungersi a questo discorso che tu dicevi di un teatro che sia alla portata di tutti, che agisca direttamente sul pubblico. E quindi ci sono tutta una serie, lo vedrete, insomma ve ne renderete conto se non avete ancora visto lo spettacolo, tutta una serie di scelte secondo me molto, molto pertinenti, molto simpatiche, molto accattivanti. Una, posso dirla, non anticipo nulla, una delle tante che mi è piaciuta è quando tu elenchi sotto forma di elencazione di parole, riferendoti al gioco delle carte, la partita poker, dici fish, fish, fish and chips. Dici, ci hanno portato veramente esilarante, ho trovato divertentissimo, perché appunto dava quel tocco di modernità fortissima, chiaramente degna di questo tavolo e di questa sedia, cioè portata agli estremi. Dava questo tocco di modernità, ci sta bene, ci sta
tra l'altro molto bene secondo me, il Gozzano che si prende sul serio, che è appunto questo Fish and Chips. Io lo spazio straordinario, non so se è arrivato fino in fondo alla sala, ma mi è piaciuto moltissimo, perché mi dava proprio, respirava, non so come dire, pulsava nel Fish and Chips, questo desiderio, questa necessità di scuotere con questi bugia man che ricevate, di scuotere insomma questa immagine di Gozzano, non di scuotere Gozzano, di scuotere l'immagine, un'immagine così, questo cliché gozzaniano che fa sì che si dica Gozzano noioso da leggere, poesia noioso da leggere, eccetera eccetera. Ma insomma, mi piace questa cifra che avete trovato del dialetto, del piemonte, della lingua, per carità, se i linguisti mi sentono mi puniscono, è una lingua piemontese. È la lingua, eh? È la lingua. E mi piacciono proprio questi inserti, queste idee che avete avuto. Volevo aggiungere una cosa su questo discorso del piemontese, che per me è importantissimo, perché il piemontese, questa cifra ironica c'è sicuramente, ma il piemontese, come tutte le lingue vere, antiche, si portano dietro tutta una serie di sentimenti e di cose che sono difficili da esprimere in italiano. Secondo me in questo spettacolo il piemontese è il vero patetico, che non fa più ridere, è il vero tragico, il vero dramma che non c'è più nella lingua italiana, perché la lingua italiana è una lingua costruita, è una lingua difficile, è una lingua che abbiamo imparato e che ci hanno fatto imparare. Ma quando uno dice Bugianen, non è come dire non muovere, cioè Bugianen. Allora lo prende proprio da sotto uno, lo prende proprio da qua, e lì c'è tutta quella cosa lì che c'è nell'uomo, che nella lingua italiana purtroppo spesso non c'è. Quindi questo dialetto che usiamo, spesso lo usiamo non in chiave ironica, ma nell'altra chiave, che è quella più patetica, più drammatica, più tragica, difficile, non c'è più. Più grottesca lo usiamo, però c'è anche la parte seria del dialetto, che è importantissima. Sì, anche perché il piemontese, purtroppo a Teazzo, è stato legato per anni alla macchietta piemontese, al parinotte, al personaggio dell'impiegato. Teatro comico. Ecco. Per ovvi motivi, perché quello è il teatro piemontese che in Italia ha girato nelle sale, e quindi una delle intenzioni generali del nostro lavoro, perché adesso questo è il terzo spettacolo su cui lavoriamo, anche su questo tema della riscoperta, diciamo, della potenzialità del dialetto in scena, diciamo, sul palcoscenico, e quindi una delle intenzioni è quella di mostrare come il piemontese, come gli altri dialetti, ha tutta una serie di colori e registi che non sono solo quello comico. È ovvio, sembra ovvio, ma purtroppo in Italia c'è un lavoro tutto da fare, tant'è che quando portiamo l'altro spettacolo di Lorena, che si chiama Madame Bovary, che è una rivisitazione del romanzo di Flaubert in chiave piemontese, cioè ambientato nella pianura padana piemontese in cui Lorena è cresciuta, e le persone tutto a un tratto, la prima cosa è, diciamo, non mi aspettavo che il piemontese fosse questa cosa qua, perché lei lo usa per tanti registi che non sono quelli comici, diciamo, però diciamo che il dialetto ha da sempre avuto un feeling con la scena teatrale, ha una capacità, proprio perché il teatro è azione, l'attore è qualcuno che agisce, fa delle cose sul palco. E il dialetto, rispetto alla lingua, è chiaro che mi spiega quello che vuole dire il dialetto. È un linguaggio più in movimento, più pratico, più in azione, no? E quindi è un trucco. Il dialetto è un trucco a teatro. È un trucco. Questo diciamo noi, arriva da De Filippo, arriva da, insomma, nella tradizione del teatro, diciamo i grandi teatranti. È ovvio. No, poi il problema del piemontese è che qua c'è stata l'immigrazione, quindi i piemontesi che sono unders e quella roba lì, che si tirano indietro, si sono vergognati di parlarlo e lo hanno parlato sempre di meno. E quindi è diventata una cosa buffa da sentire quando c'è un piemontese. Cazzo lì Parinocca parla, po, 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 po. Invece i piemontesi non sono solo quelli lì,
piemontesi sono persone che hanno abitato una terra come... Cioè non è che io sono attaccata ai piemontesi, però voglio dire... No, non è che io sono attaccata, io sono piemontese. No, 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 è vero, si sono vergognati i piemontesi, non l'hanno più parlato. Poi tu vai invece a Napoli, vai in Sicilia, senti il dialetto e dici che bello, come sono liberi di parlarlo. Ed è la stessa cosa che succede ancora qua nelle campagne, che vai e li senti. E questa cosa, questa consapevolezza l'ho avuta un giorno quando stavo ristrutturando la casa e c'erano dei muratori che venivano dalle campagne di dove io sono originaria. E loro parlavano fra di loro in piemontese, poi ogni tanto a me parlavano in piemontese, poi ogni tanto in italiano. E una volta mi hanno detto, ma tu non lo parli il dialetto, ma te ti vergogni di parlarlo? E io ho detto, io mi vergogno di parlarlo, sì, che sono cretina, mi vergogno. E ho detto, sì che mi vergogno, perché? Perché mi ero fatta suggestionare da quest'idea che avevo dei piemontesi, l'avevo comunque patita in qualche modo. E poi in realtà ho riscoperto invece tutta questa cosa che c'è nella lingua piemontese e che a teatro appunto si porta dietro, cioè con una parola ottieni il risultato di 10 battute. Devo dire che anche Andrea, lavorando allo spettacolo, ha riscoperto finalmente la sua piemontesità, perché all'inizio da buon piemontese era un po' sospettoso di Gozzalo. Diceva sì, Gozzalo, vabbè, vediamo, insomma, sì, bello però. E poi pian piano invece Gozzano l'ha guidato ad andare a riprendere, no, dentro di lui tutte le sue cose piemontesi. Però c'è un tema del dialetto, adesso Lorena è molto campanilista, anche perché è cresciuta in campagna, che la sua si parla il dialetto come prima lingua, quindi è... Quindi tu lo sai, diciamo, piemontese? Non faccio finta. E lo parli? No, lo sai, senso che anch'io lo so, ma l'ho dimenticato. I miei genitori parlavano piemontese quando ero piccina e io lo sapevo parlare. No, lo so parlare sì, in lingua miei. Come, però, da come tutte le lingue, se non lo pratichi, quindi io non l'ho più praticato e adesso lo capisco, riesco a dire due o tre cose, le insegno a mia figlia, due o tre, tanto non sono più in grado, poi, insomma, avendo il francese, stratificato il francese ormai, il francese mi impedisce di riuscire a coordinare un discorso in piemontese che anche uno non lo pratico più, due c'è questo discorso di piemontese. Quindi tu lo sai parlare. No, lo so parlare. No, lo so parlare, ma i miei fratelli che sono più giovani di me lo parlano, perché per lavoro lo parlano. Io non riesco a parlarlo nel quotidiano perché mi vergogno. Lo parlo quando non sono io direttamente coinvolta, quando mi proteggo, quindi quando faccio teatro, anche se sono io ancora di più, però non riesco a parlarlo. Non è che se io vado in biglietteria qua al Gobetti e dico Urieca te Bietro stasera, no, mi vergogno, cioè voglio dire, cerco di parlare bene, come ho studiato, con la dizione, quindi... Vabbè, però sul dialetto chiudo il discorso che volevo fare, il lavoro è quello di andare a trovare il valore assoluto del dialetto, cioè questa cosa che stiamo perdendo e che invece bisogna aggrapparsi al dialetto il più possibile, perché una volta che l'abbiamo perso non lo prendiamo più, per cui c'è un valore assoluto che c'è tanto nel piemontese come negli altri dialetti. E come è venuto in mente Fish and Chips? Ma perché lui che faceva... Perché doveva essere un elenco un po'... Un elenco alla Bonzio. Bluff, era partito da bluff e doppio bluff. Cosa si dice quando si gioca a carte? Però non volevamo che fosse così esplicito, anche se poi alla fine è piuttosto esplicito, però volevamo usare tutte parole ambigue. Fiori, può essere seme, può essere fiori, parlo, vedo, mano, mazzo, possono essere, sono tutte parole ambigue. Poi vabbè, però... Chiaramente c'era fish. Fish scritto fish come la fish, certo. No, come il pesce, e subito dopo chips. È stato abbastanza automatico esaltare questa cosa del fish e chips. Sottolinearlo. Certo. L'ironia. Certo. Un altro aspetto, faccio ancora il tempo a fare. Sì. Ancora 10 minuti. Un altro aspetto, forse dal pubblico c'è qualche domanda. Se c'è anche il pubblico, ci penso. Io.
qualcuno desiderava fare delle domande? Prego. Grazie. Non so se ho avuto bene. Io non ho ancora visto lo spettacolo, sono un'insegnante liceale, amo moltissimo Gonzaga, lo trovo uno dei poeti più originali. Sono pochi gli imitatori futuri, no? Successivi di Gozzano, e non ho visto lo spettacolo, porteremo con le colleghe le classi. Ho una tua curiosità prima. Io non sono, insomma, non mi ricordo tutto il corpus poetico di Gozzano, però non ho la sensazione che lui usasse il dialetto, cioè parole in dialetto nella sua poesia. No, però... usa delle forme del piemontese, dei modi di parlare delle costruzioni che sono del piemontese. Okay. Usa il dialetto, certo. Allora il mio, così, ma non l'ho visto, quindi non prendete il senso negativo. No. Il mio sospetto, non vorrei che, non mi piacerebbe, ecco, non so se vi siete posti il problema, sì. Che Gozzano venisse fuori un po' come una macchietta. No, non si preoccupi. Non si preoccupi. Respiro, non si preoccupi, non l'avrei mai fatto. Questo dubbio, perfetto. No, e infatti anch'io ho pensato che magari parlando in questo modo, se uno non l'ha visto, pensa di più a un Gozzano. No, non è assolutamente così. Asfittico, ecco. No. Grazie, sono contenta. Seconda cosa, mi ricordo una recita di Poli, di una poesia di Gozzano, che mi faceva proprio venire in mente la dialogicità interna di questo poeta, no? Che dà voci a dei personaggi diversi, cioè molto teatrale in questo senso, e mi chiedo se la polemicità, insomma, la resa di Poli, che accentua molto l'elemento satirico di critica sociale, è entrata nel vostro percorso, no. Meno, di più o più. No, ma per nulla, anche se a me piace tantissimo Paolo Poli, è proprio un altro lavoro da quello. Non c'entra in questo caso, anche se devo dire a me piace veramente tantissimo, non c'è. È proprio un altro tipo di gusto, diciamo, gusto teatrale. Altro intervento. A proposito di piemontesità, non c'entra con Gozzano, però ho un dubbio. Io alcuni anni fa ho visto un bellissimo spettacolo proprio in questo teatro e mi sembra fosse lei in piemontese. Ed era... E cos'era? Non ricordo il titolo, ma ricordo... Cosu Pavese? No. Quello su Madama Bovary? No. E ricordo che, mio marito è siciliano e non voleva assolutamente venire. Poi è venuto e mi è piaciuto tantissimo. Certo. Ed era tutto un parlare che però illustrava una funzione diversa proprio del titolo. C'era... Era il titolo... Admurese? Admurese. Sì, eravamo io e un'altra cantante. Avevo qualche dubbio, però mi ricordo. A noi era piaciuto moltissimo. Certo, quindi... perché suo marito è siciliano, sì. Ed è quello che cercavo di spiegare prima io. Quando io ho portato degli spettacoli dove c'è il dialetto in altre regioni, l'apprezzamento è tantissimo. Perché come noi, quando vediamo qualche cosa che ci guida senza pensare troppo, ci porta da qualche parte, siamo contenti. E il dialetto ha questa forza. E vorrei proprio dire sinceramente che ho scelto questo spettacolo di proposito perché mi ero quasi certa che fosse lei. Meno male, perché... signora, la ringrazio tantissimo. No, ma veramente, lei è proprio brava. Io Gozzano lo conosco poco, ma non lo trovavo così molto interessante, però mi era piaciuta moltissimo la sua interpretazione. Bene. Grazie. Ma possiamo rassicurare però il pubblico, perché il copione, il testo drammaturgico, ha sparso qualche occasionale frammento di intonazione piemontese o di costruzione sintattica o di lessico piemontese, ma è in una poesia tipicamente gozzaniana, anche con ricorrenti rime. Anzi, una domanda che io vorrei fare: e come hai costruito sul poemetto della signorina Felicita il testo di questa storia? È stato costruito... Con quali altri ingredienti? Sì, allora è stato costruito dalla lettura integrale di tutta la poesia di Gozzano, anche dei racconti, delle lettere, e poi ho cercato di immaginare questa signorina Felicita
dalla parte della signorina Felicita, quindi non dalla parte del poeta che la vede come un cliché di cui lui ha bisogno, ma come la vera signorina Felicita che si ritrova vittima dell'innamoramento per questo ragazzo, forse il suo unico innamorato, e che ad un certo punto spera quasi che questo amore si concretizzi in un matrimonio, ma poi lui in realtà lo fa per il suo bisogno del momento, cioè lui forse la illude per un bisogno del momento, quindi io ho pensato a lei, che non era proprio così semplice come lui la descriveva, forse lei aveva anche altri... era una ragazza normale, e lui invece la descrive come una campagnola che ha fatto la seconda classe, cioè è appena in grado di leggere e scrivere. Sì, però appunto anche se una appena in grado... fa la camiciaia, si occupa di cose domestiche e basta. Sì. Però ha una straordinaria sensibilità. Sì. È una romanza. A quella del poeta. Sì, esatto, congeniale a quella del poeta. Quindi diciamo che sono partita da quest'idea della signorina Felicita e poi ho immaginato che cosa passasse nella testa della signorina Felicita. Posso dire una cosa? Così rispondo anche un po' alla prima domanda che c'era stata, spero. Sì. Che cioè, uno dei temi, degli assi portanti di Gozzano è diciamo il mettere insieme l'alto e il profano, cioè tutto quello che esteticamente una bellezza, diciamo, no, una, come si dice, un'idealizzazione estetica, perché era un po' dentro Gozzano, era un esteta appunto, quindi e qui troviamo Gozzano, D'Annunzio, tutta la sua epoca, e però insieme c'è anche invece il quotidiano, e Lorena su questo ha lavorato tantissimo, ma anche Andrea a un certo punto si è subito sintonizzato su questa cosa. Quindi queste due cose messe insieme sono uno degli strumenti che noi usiamo di più nello spettacolo, e quindi per rispondere un po', la questione è che invece, anzi devo dire che chi ha visto questo spettacolo nostro e conosce il nostro lavoro si è stupito del fatto che noi abbiamo lavorato su un'estetizzazione dei movimenti degli attori, quindi su una formalizzazione che normalmente non avevamo frequentato, e che invece qua ci sembrava utile, perché nel momento in cui quell'estetizzazione viene rovesciata con un gesto quotidiano, adesso non dico quello più importante dello spettacolo, perché se venite a vederlo vi trovo un pezzo di soddisfazione, però nel momento in cui si rovescia scatta quella magia, quello simbolo gozzaniano di alto e basso, di piccole cose quotidiane ma anche dei grandi temi, no, dell'esistenza, tra i quali noi, devo dire, abbiamo scelto come compagno di viaggio quello del ricordo, della nostalgia, e per quello che ci sono queste cornici, no, che dicevamo. Penso che... anche, non perché è un motivo sì, topico della poetica gozzaniana, insomma, un po' sì, quanto occorrenza di passato, no? Ah. Un sogno, come dice lo spettacolo, un sogno. Ah sì sì, giusto, perché adesso non mi ricordo più le cose che dico mentre recito, effettivamente. Spero di aver risposto un po' alla domanda, sì. Quindi alla fine Gozzano esce in maniera estetizzata in verità, però con tutti quegli elementi e il dialetto ci aiuta. È l'osservazione della attrice su la signorina Felicita, proprio una persona con la sua vita. Perché mi ricordo che c'è una poesia dove si parla del poeta che si innamora della cuoca diciottenne. Totò Merume, che è sempre lui, tutte le volte è sempre lui poi alla fine. Sempre lui. La cuoca diciottenne comunque è vita. Mentre questa figura di giovane che è gelido, che ha già visto tutto, che non vive più. E infatti, signora. Che ha ma infatti nel finale lo dice proprio questa cosa. Ecco la morte e la felicità. Ah, beh, allora, perché, ma tanto il finale non è importante. No. Però
No, abbiamo usato anche un'altra modalità di lavoro, che è quella un po' dell'indagine biografica, perché Lorena ha sempre un po' questo avvicinamento agli autori, anche agli altri spettacoli che abbiamo fatto, per cui la prima cosa che la interessava era Guido Gozzano come uomo, quindi il percorso biografico e le sue... E quindi, lavorando, pian piano ha cominciato a distruggere l'immagine del poeta. E non ricordo che me lo diceva in cucina, appunto, a pranzo parlavamo di quello, del fatto che Guido alla fine non era poi tanto bravo, no. Ecco, era uno un po' attento, perché questo bisogno di gloria, di estetizzazione assoluta, eccetera, lo portava a prendere poi una distanza dagli stessi soggetti delle sue poesie, in questo caso Felicità, ma tanti personaggi delle poesie di Gozzano sono personaggi della sua vita. Felicità era un personaggio reale della biografia di Gozzano, no? Quindi, ma poi si capisce che Gozzano prende chiaramente a dei riferimenti nella sua vita, diciamo, di tutti i giorni. I personaggi non se li ha inventati, sono dal suo vicino di casa, il farmacista, proprio quello della farmacia, magari che aveva sotto casa, eccetera. Quindi abbiamo usato un po' quel percorso lì, anche un po' di indagine. Infatti mi ricordo all'inizio Lorena mi parlava tantissimo del rapporto con Amalia Guglielminetti, di Guido, ed è lì che sono venute fuori le vere tensioni, che poi lei ha spostato, per ragioni drammaturgiche, nella riflessione su Felicità. Però, perché ci sono dei materiali, ci sono le lettere che si sono scritti con la Guglielminetti, e da lì capiamo veramente chi era Guido. E quindi insomma è un trucco anche questo, l'indagine biografica che ti può aiutare e anche rispetto anche a questa dimensione simbolica, giustamente, che c'è anche la dimensione di provincia, per esempio, che si coglie, bisogna comunque anche tenere presente la dimensione, quel che non è di provincia, di città. Torino nel 1910 c'era l'esposizione esattamente del 1911 o 7, mi sembra 11 o 7, 11 o 7 dell'11. La Lancia era già, voglio dire, uno dei punti di riferimento di Torino, cinema, ma il cinema fiorisce qua, tutta una serie, poi insomma... Ma poi a lui piacevano proprio le signore di città, gli piacevano quelle profumate, questo, quelle belle, esatto, quelle ben vestite, come la professoressa, gli piacevano quelle così. Questa è un'altra cosa importante che si tende a trascurare, ma... Insomma, vivevi in un ambiente che era molto stimolante, molto, e molto, molto fecondo, anche da questo punto di vista. Le belle donne di cui si parla, quelle che si rifanno, tema attualissimo che voi tirate fuori, fanno proprio venire in mente quest'altra dimensione, no? Dalla provincia alla città, a tutto quello che Torino dava allora, quando ancora era una città piena di stimoli, diciamo. E con questo il dibattito io chiudo il dibattito. Allora, non ci resta che ringraziare i nostri interlocutori. Prego. Grazie a voi. Non ci resta che ringraziare i nostri interlocutori, Lorena Senestro, che è la drammaturga e la protagonista, il regista Massimo Betti Merlin e Andrea Gattico, che è il musicista, cantante e anche attore. In questo spettacolo, che chi non ha visto raccomando di vederlo, non ne sarà deluso, e ci diamo l'arrivederci tra circa un mesetto o meno, perché il terzo appuntamento di questi incontri sarà dedicato a Lehman Trilogy, il grande spettacolo, l'ultimo di Luca Ronconi al Piccolo di Milano, e l'appuntamento sarà qui mercoledì 16 novembre. Ma avendo l'opportunità della nutrita compagnia del Piccolo qui a Torino, organizziamo per giovedì 10 novembre uno speciale dedicato a ricordare Luca Ronconi da parte degli stessi attori che hanno lavorato con lui, per cui ci saranno sia gli attori come De Francovic, come Popolizio, che recitano nell'Eman Trilogy, ma anche altri grandi attori come Mauro Avogadro, Franca Nuti, Anna Maria Guarnieri e numerosi altri giovani
allevati un po' alla scuola del teatro stabile che aveva fondato Ronconi, giovedì 10 novembre è il prossimo appuntamento su questa scena del teatro Gobetti. Grazie a tutti e arrivederci.